Si fa tanto parlare di società segrete, massonerie, rituali occulti che evocano strane entità soprannaturali a cui non sappiamo dare una provenienza. Esiste un modo di fare un po' di chiarezza, di trovare una spiegazione logica e comprensibile a tutti? Forse parlare con chi ne ha fatto parte può aiutarci. Oggi vogliamo sentire la storia di qualcuno che ce ne può parlare in prima persona. Ecco la storia di Gianfranco. Ha fatto parte di un'organizzazione molto particolare. Puoi parlarcene? Quella che tu chiami organizzazione è una sorta di fratellanza. A me si è dipinta come fratellanza terapeutico-magica di Miriam. Quindi tutto a ruota per i discepoli, per i novizi, per chi si avvicina a questa scuola, a questa Miriam, Maria in ebraico. Come hai fatto ad arrivare in contatto con questa fratellanza? Il sistema è quello di avvicinare persone che hanno già chiesto vari... Di solito sono problemi di salute, quindi pareri medici, terapie, cure, non è andato a buon fine. E quindi si crea questa sorta di speranza, nel senso, mi posso rivolgere a te dicendo, Sara, le hai provate tutte, non hai risolto niente, perché non provi anche questa cosa che ti sto chiedendo? Tu mi dirai, ma di cosa si tratta? La chiacchierata all'inizio è veramente vaga, quindi si chiede solo di compilare un modulo di mano propria, quindi del richiedente aiuto, un modulo dove chiede all'Accademia Terapeutico Magica di Miriam un aiuto per la sua patologia. Se ha certificati medici, se ha diagnosi, se ha cure, può essere anche non allegato, perché tanto poco importa tutto quello che hai fatto prima. E nel tuo caso specifico, se ce lo puoi dire, come hai fatto? In un momento di difficoltà della mia famiglia, mio papà aveva avuto un periodo di depressione sfociato poi nell'alcolismo, quindi durato degli anni. Questo alcolismo aveva dei risvolti negativi quotidiani, distruzione in casa, tutti i giorni, festività comprese, quindi veramente una tragedia. E siamo stati avvicinati dal fratello di mio papà, Miriamico a tutti gli effetti, quindi frequentante l'Accademia Terapeutico Magica Scuola Pitagora di Bari, perché poi... Di Bari? Effettivamente sì, ce ne sono, al momento ci sono parecchi in Italia e ci sono stati periodi con svariate sedi, poi aprono, chiudono a seconda della frequenza, a seconda della disponibilità anche del maestro a raggiungere tutte queste sedi, e quindi a turno, a volte qualcuno si perde nel percorso di sede, di accademia, di scuola, quindi magari, che ne so, invece di avere Firenze e Lucca, si sceglie di avere solo Lucca e Firenze, ahimè, quindi i fratelli di Firenze, in occasione della visita del maestro, andranno tutti a Lucca. Quindi dici che tuo zio faceva parte della fratellanza? Tutta la mia famiglia, quindi a partire dagli zii di mio padre, avevano sposato sicuramente questa linea di pensiero. Direi che il precursore da noi conosciuto è Giuliano Kremers. Ci sono dei libri, dei testi in commercio, e comunque la scuola, l'Accademia Terapeutica Magica si rifà soprattutto sia a riti egizi sia antichi testi egizi, ma comunque agli scritti di questo vecchio maestro Giuliano Kremers, che insomma è il faro illuminante di questa scuola, o lo è stato. Ed è un caso che tutta la tua famiglia fosse già all'interno di questa fratellanza? Pensi che ci sia una specie di corsia preferenziale a seconda delle famiglie, o che qualsiasi persona possa entrare a fare parte? Nulla è legato al caso, e in questo penso che la mia famiglia abbia avuto sicuramente non una corsia preferenziale, ma probabilmente dei fratelli di grado molto alti, quindi per tutti quanti noi c'era una porta aperta e un buon ingresso per noi di questa famiglia. Abbiamo avuto tanti episodi, a partire dagli zii di mio papà, a partire da strane fidanzate di questo Bruno, ce n'erano proprio tante di queste persone, e
parenti delle stesse ritrovate poi in questa scuola. Quindi tu ti sei ritrovato in una situazione, non sai bene da dove provenga. No, però posso assicurare che la mia famiglia effettivamente era una delle, non prescelte, però di vecchia frequenza. Probabilmente era una cosa che andava avanti da molto tempo. Assolutamente sì, ne sono proprio convinto, perché nonostante noi fossimo nati e cresciuti a Bari, ho scoperto della stessa linea di pensiero nella nostra famiglia a Trieste, quindi sicuramente, e sto parlando di antenati, quindi non sto parlando di mio cugino più grande. Sicuramente veniamo da una famiglia miriamica, se possiamo definirla così. Come si fa ad entrare? Quali sono i passi che vengono richiesti? Ci sono dei rituali specifici? Allora, di solito la richiesta di partecipazione o di, insomma, rientrare in questa fratellanza avviene proprio dal fatto di aver ricevuto da prima un aiuto. Quindi il miglior fratello è quello che si è rivolto per caso, e non di sua spontanea volontà, ma convinto da un altro fratello, di scrivere una domanda di aiuto di suo pugno e aver avuto un risultato. Questo ti porta, soprattutto se non hai avuto risultati con la medicina classica, a dire: io vorrei entrare, vorrei far parte di questa fratellanza, perché ci vedi comunque del bene, hai ricevuto del bene e quindi non vedi l'ora. Niente ti viene chiesto, non c'è nessuna richiesta economica, e quindi ci si vede veramente del bene. Si chiama fratellanza terapeutico-magica. Terapeutico abbiamo capito, ma magica, su che cosa si basa questa conoscenza, insomma? Allora, dovrei parlarvi dei riti quotidiani, quindi, perché è il minimo di una pratica che viene richiesta a un fratello novizio, un fratello appena entrato, è proprio recitare quotidianamente, quindi rimanere in catena. Sono delle preghiere, sono dei riti egizi. Quindi la matrice culturale, sì, è quella egizia? Sì, cabalistica. Perché i rituali che voi recitate in che lingua sono? Sono soprattutto in latino e con parole ebraiche. Queste parole ebraiche che cosa significano? C'è qualcuno che voi invocate? Assolutamente sì, quindi nei riti quotidiani, per rendervela più semplice, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sono sostituiti, bene o male, è un tipo di croce diversa, chiamata croce essenica, cambia la rotazione a seconda delle fasi lunari, quindi dei periodi dell'anno, quindi troverò sul mio fascicolo da novizio da recitare, magari faccio degli esempi, da luglio a novembre la croce ha un senso e dei nomi, da novembre a febbraio, sto facendo degli esempi, la croce cambia e quindi i nomi vengono invocati in ordine diverso. I nomi sono sempre gli stessi, questo per quanto riguarda il rito quotidiano. Il rito quotidiano permette, da quello che spiegano al momento dell'iscrizione di questa fratellanza, è un modo di essere in catena. In catena che significa? Facciamo conto che sia un serbatoio di energia e che ognuno di noi, con il rito quotidiano dei fratelli, carica questo serbatoio di energia. Qualcuno poi avrà le chiavi di questo serbatoio di energia da indirizzare ai bisognosi richiedenti aiuto all'Accademia e alla fratellanza. Avete un luogo di culto prestabilito oppure fate tutto in maniera individuale? Come per quanto funziona? Riguarda i riti quotidiani, sono assolutamente individuali, l'unica prerogativa sono degli orari da rispettare, quindi si presuppone che se io scelgo, e faccio un esempio, l'orario delle 9 della mattina per fare il mio rito quotidiano dopo una sanabruzione, perché questa è una delle caratteristiche richieste prima di operare nella quotidianità del rito, probabilmente sarò insieme ad altri 4.000 fratelli, non ne so il numero, ma a quell'orario saremo lì a pregare tutti quanti, o a recitare questa preghiera quotidiana.
Però c'è un'accademia. Questa accademia a che cosa serve? È un luogo fisico, sono effettivamente dei normali appartamenti, sicuramente spaziosi, con più stanze, spiegherò dopo il perché, lì dove riunirsi 2 o 3 volte alla settimana per sviscerare con gli anziani, con i delegati generali o il maestro occasionalmente degli antichi testi. Quindi a noi risulterebbe la lettura di questo testo un po' incomprensibile, loro cercano di illuminarci su questi testi e quindi le serate sono sicuramente piacevoli perché comunque si vanno a leggere dei testi interessanti. Un po' come succede anche nella massoneria, vanno sempre a Assolutamente finire persone anche lì di una certa cultura, di un certo spessore. sì. Tu però non fai più parte. Assolutamente sì. Al momento no, anche se ne sono contento. Non per mia scelta, devo aver infastidito in qualche modo il maestro attuale, almeno così dalla sua. C'è stato un cambio ai vertici di potere, diciamo. Esatto. Venne alla luce, io conoscevo anche il maestro precedente a questo maestro, questa maestra che comunque sì, all'interno dell'Accademia viene chiamato comunque maestro, non riesco a capire il perché. Al momento del passaggio di consegne sembra che non sia stato del tutto volontario, ecco, E si è qual stato era? trafugato un po' tutte le chiavi e gli strumenti in possesso dal maestro precedente. E qui nasce anche una delle mie domande, che da sempre un po' mi attanagliano, nel senso, ci deve essere un grosso beneficio perché succedano queste cose, quindi essere a capo, ma non a capo, alla metà di questo sistema piramidale, oserei dire gerarchico, ci deve essere un grosso beneficio perché è proprio conteso questo ruolo, tra l'altro molto impegnativo, quindi non vedo perché io mi debba spostare con la macchina per migliaia di chilometri per andare ad ascoltare i miei fratelli, se non ho effettivamente di economico, di risvolto economico, io in tutti gli anni non ho mai assistito a una richiesta, non c'è mai, ma neanche un obolo, ma non è mai richiesto. Io non so neanche l'Accademia come si mantiene, probabilmente vendendo i suoi stessi libri, anche perché ha una casa editrice rivolta a pochi affezionati alla linea di pensiero e quindi immagino che quello, e come vedi anche qui, viene fuori un'opera di bene, cioè nel senso che bravi, non si arricchiscono, però mai nessuno ha detto mi date 100 euro per la luce che veniamo ad accendere 3 volte alla settimana, mai nessuno. Quindi su questo non posso proprio discutere. Anche le medicine che vengono offerte durante queste guarigioni che vengono chissà da dove sono offerte direttamente dall'Accademia, cioè nessuno medicine perché sono, si parla di medicine omeopatiche. Negli anni 80 faceva scalpore, quindi oggi è una cosa normalissima, però ripeto, quando io ero un ragazzino erano negli anni 80, forse anche un po' prima. Vedere una farmacista che dinamizzava con le sue gocce, con le sue, insomma, faceva scena e comunque era gratuito. Se oggi l'omeopatia ha un costo, all'epoca aveva veramente un costo molto alto. Eppure devo dire che mai quindi, ancor di più, tutto questo gioco deve avere un valore molto più alto che il semplice euro. Che tipo di ruolo avevi? In che livello eri della gerarchia, se così si può dire, quando ne facevi parte? Alla fine dei miei anni, allora dopo tanti anni di frequenza, parliamo di una decina d'anni, sono diventato un anziano. Farò vedere poi uno schema di quello che ci si propone a noi fratelli, ma esiste un altro schema speculare dove andiamo a finire, non vorrei dire dove. Adesso lo vedremo. Bene, stiamo vedendo l'immagine della gerarchia di cui ci avevi parlato. Ce la puoi spiegare un po' meglio? Si inizia dal circolo esterno che si divide in 2 sezioni. Se notate bene, una è novizi praticanti, quindi sono tutti fratelli che hanno avuto accesso all'Accademia Terapeutico-Magica e hanno in uso il fascicolo delle preghiere quotidiane, quindi mettersi in catena, andare a caricare questo serbatoio di energia, detta loro. Dopodiché, sempre lo stesso circolo esterno, si diventa fratelli anziani, ma passa del tempo. Fratelli
Fratelli anziani ci si diventa dimostrando di riuscire ad effettuare con assiduità tutti i riti quotidiani, tutti i riti annuali, insomma, seguendo bene o male tutte le prassi perché la catena funzioni. Ed era il tuo Esatto. ruolo. Qui parliamo comunque di frequenza di anni, eh? Ok, circolo interno 1, discepoli integrali e circolo interno 2, terapeuti, lascia immaginare, soprattutto per i terapeuti, che siano già in grado di operare sempre con più strumenti messi in premio, se così posso dire, dal maestro, quindi passando gli anni, dimostrando di essere degli ottimi praticanti, si hanno sempre più strumenti in regalo dal maestro, ripeto il regalo, ma è solo una sorta di percorso, è come un karateka che ogni anno ha la sua cintura nuova, da gialla a verde, rossa, marrone, ok. Naturalmente, dopo questo circolo interno ci sono i maestri di Miriam. Mi lascia intendere se io i maestri li conosco e li ho visti e una volta alla settimana c'è un incontro, mi lascia immaginare che i terapeuti discepoli integrali siano in mezzo ai fratelli dell'Accademia, senza però nessuna virtuosa importanza, perché veniamo descritti quando entriamo lì dentro, siamo tutti fratelli, Quindi poi voi non lo sapete in realtà. assolutamente no. Possiamo solo immaginare da fratelli che praticano da più anni però io questi due gradi non li ho distinti frequentando l'Accademia, quindi sicuramente, ripeto, se avevo modo di vedere il maestro, avrò avuto modo di vedere anche tutti questi cerchi dei terapeuti e dei discepoli integrali. All'interno c'è questo collegio operante direzione. È qui che tu ci dicevi che andiamo un po' in altri mondi? Assolutamente sì, perché noi oltre il maestro non abbiamo mai conosciuto qualcuno al di sopra del maestro, ci viene insegnato che il maestro è il nostro riferimento, quindi questo collegio operante direzione mi viene da dire che si passa in un circolo di un'entità superiore non umana. E sarebbero questi 12 supremi vecchi maestri del collegio operante. Esatto. Saggissimi e venerandi. Saggissimi e venerandi, dopo una preparazione a volte incerta, a volte ostacolata dalla mitezza dei mezzi disciplinari, sempre oscillante per il selvaggio desiderio dei primi venuti di denudare l'Iside e prostituirla allo scherno plebeo, all'alba del secondo decennio del secolo nuovo, ho compiuto, con questa pragmatica fondamentale, la sistemazione della nuova scuola per la famiglia degli aspiranti all'eterna sapienza dell'arca. Le idee non sono mie, ma vostre. E qui si sta sempre riferendo ai vecchi maestri del collegio operante. La copia grande delle imperfezioni è mia. Voi, lontani dal turbinio della vita terrestre, aspra e faticosa, dove gli uomini lottano tra la passione e la necessità, tra il pane della terra e l'ignoto misterioso e divino, voi, non preoccupati dai preconcetti delle umane dottrine investigative, delle superbe riserve degli stanchi, voi potete riguardare dall'alto dei vostri seggi le tragiche miserie delle anime senza meta e avete pronunziata la vostra parola, di cui il valore è assoluto per verità sapiente. Ma io, discepolo vostro, e stiamo sempre parlando del maestro in assoluto di questa corrente di pensiero, vivo in una società della terra, la piccola e orgogliosa terra, che è una cellula pensante dell'universo. Tra uomini che ricercano la divinità perduta, ancora assonnati dalla schiavitù cieca dei sensi più gravi. È questa una società in cui l'assoluto non è concepito né nell'espressione artistica del bello, né nell'immagine del vero, nell'enigma delle prime cause. Insofferente di ogni attesa, avvicenda corse pazze e furiose per trovare il segreto della vita. Mondo relativo, innanzi alla vostra concezione assoluta, io ne vedo le ombre in me, fuori di me, nei vicini e nei lontani. In questo campo relativo,
tra il fragore delle tempeste di sentimenti, di orgogli, di povertà, di paure, di dubbi, ho dovuto tradurre la vostra parola assoluta in un linguaggio improprio a renderne anche il lontano profumo. Ecco l'involontaria serie di errori che appaiono macchie enormi su una trama di virginale candore. Nell'oceano luminoso, dove la vostra intelligenza aspira i fiori delle creazioni elette, obliate la parvità degli umani, e io a voi ricordo di abbondare nell'indulgenza, nell'ascoltare questa esposizione degli errori impossibili a curare per l'ora nella quale comincio la interpretazione per i profani. Qua giù, in quest'ora, domandano la prova alla sapienza per rinnegarla. Domanderanno a me: chi sei tu? Potrò io dire dove voi siete? E non si convinceranno di voi se nell'affanno della ricerca non avranno occhi per vedervi? Potrò confessare chi io mi sia senza celarmi nei più semplici pronti al sacrificio dell'idea? Di qui, continua Kremers, origina l'adattamento. Questa pragmatica è compilata con parole improprie, prese a prestito or dai ruderi pestiferi delle religioni volgari, or dal linguaggio dei profani ricercatori di arcani naturali, or dalle consuetudini e convenzioni di pedagoghi. Per esprimere idee occorre un linguaggio ancora tra i terrestri ignorato. Ho dovuto bandire le parole abusate per non essere malinteso. Non ho potuto dire: questa è la scienza della carità che nessuno intende, questa scienza è amore. Chi mi avrebbe compreso se non l'adepto ermetico che già ne conosce la radice? Chi avrebbe osato una definizione nuova della carità e dell'amore dopo il dilagare di secoli di eresia cristiana? E ho tradotto la scola, che è il profondo insegnamento degli abissi mentali, in cui infallibile e eloquente s'affaccia il nume, ai confini di una voragine immane, indescrivibile, nella quale il filosofo audace trova gli spettri della follia. L'ho tradotta col concetto umano della scuola, riducendo le incognite delle sublimi equazioni alla vilissima aritmetica del mercante. Non ho saputo far di meglio che evitare profanazioni nuove, con idee già profanate alla fiera dei furbi innocenti della ricerca umana. Ne dovrò qui arrestare l'apparente equivoco. Dovrò continuarlo nel concedere riti pratici e tradizionali per la formazione delle catene invocative ed evocatorie, di cui ci ha parlato prima Gianfranco. Come non servirsi della parola magia, continua Kremers, che è l'unica la quale contenga la scienza delle cause virtuali e la potenziale effettiva delle realizzazioni. Come definirla? Le forme magiche più recenti sono ebree e cristiane, le meno prossime sono le caldee. Come le spiegherò a quelli che hanno fretta e sono impazienti di aspettare l'idea ermetica? Ora che le più sciocche cose sono temi di diatribe, come dire ai neofiti che il cristianesimo, il giudaismo, religioni o sette o eresie non hanno niente a che vedere coi salmi davidici, le croci, le parole schematiche che abbonderanno nelle operazioni iniziatiche? Come spiegare che la Miriam non è la concezione del cattolicesimo e che la sua luce è nera? Come indicare che l'ermete è uno stato di luce e vibrazione incendiva e che più che un'immagine è una beatitudine? Ok, su queste parole su cui ognuno dovrebbe riflettere molto bene, adesso ci stiamo apprestando a parlare meglio del rito più importante a cui tu hai partecipato, il rito di Cons. Adesso faccio vedere una clip in cui ce ne parli. Questo rito ha un numero di partecipanti presi dalla fratellanza, di quelli che riescono sia a portare avanti la preparazione, come vi ho detto, un po' complicata, perché in una vita di un ambito familiare può comportare la non riuscita, quindi l'astinenza sessuale, un digiuno in certi orari, che c'è una preparazione di quasi 25 giorni, quindi è un pezzo lungo, più la durata di tutto il rito, che non è un episodio unico. Si fa ripetutamente 3-4 volte a distanza di giorni. Cosa succede per questo numero di fratelli? Vengono suddivisi in gruppi, quindi in varie stanze, con un capogruppo per ogni stanza. E questi fratelli scelti devono essere di una gerarchia particolare
o anche i novizi no. lo possono fare? Su questo disegno che viene fatto in ogni stanza, quindi viene montato un pannello con dei disegni che verranno ricalcati con un ramo di pesco e un gesso, vengono montate sul pavimento, quindi c'è un operatore e i fratelli senza grado di anzianità definito, okay. ma sapientemente mescolati dal maestro, dice quindi a tu sei del gruppo grado... A, okay. tu sei del gruppo B. Bene. Durante questo rito la manifestazione nessuno sa in quale delle stanze con quale capogruppo avverrà, perché ci sono fratelli che l'hanno fatto per tanti anni, ma nel loro gruppo, quindi nella loro stanza, con il loro operatore, non è mai avvenuto niente di particolare. Capita invece a volte che l'entità si presenta nella stanza a fianco, mentre stiamo facendo tutti quanti questo rito di cons. Le è mai capitato? Sempre. Quante volte l'ha fatto? 7 volte, 7 anni, fatto bene. Sette anni. Naturalmente si partecipa consapevoli di aver fatto bene la preparazione, bisogna essere onesti con se stessi e con gli altri, perché loro dicono che comporta la non riuscita, quindi hanno sempre incolpato, spesso e volentieri, cioè, di voi 24 fratelli c'è qualcuno che è o per vergogna o per timidezza o per... non è detto la verità, non c'è una buona preparazione, quindi qui non è successo niente. Sarà questa la spiegazione. A me è successo per 7 volte di vivere l'arrivo di questa presenza. Essendo stanze di normali appartamenti adibite ad un'accademia, ad una scuola, quindi niente di scenografico, niente di elettronico, appartamenti normali dove accendi e spegni la luce, inizia il rito a luce accesa, dopo un po' si spegne la luce e quando arriva questa voce vibrante, di una potenza assurda, non umana, e di solito succede che al buio qualche fratello viene preso e sospeso in aria, portato all'interno del cerchio che fa qualcosa, ma nel frattempo si riaccende subito la luce e non c'è nessun effetto scenografico. Sì. Quindi con la luce accesa voi vedete la persona levitare? Si assiste davvero a un fenomeno con dei suoni che non può essere riprodotto da niente di tecnologico, è veramente un qualcosa di inquietante, direi io, anche se sei così consapevole per tanto tempo che quegli studi o quell'accademia ti ha solo portato del bene nel tempo, a me, ai miei fratelli, ai miei amici, ai miei parenti, chiunque ne avesse avuto bisogno ha trovato il suo piccolo beneficio, grande o piccolo che sia. Quindi sei sempre convinto che tutto ciò che sta succedendo va bene, non può essere male, è buono, buono. Però quando senti la voce... Quando senti la voce capisci che non è niente di angelico, che non è niente di puro, che non è niente di celeste, che non è niente di... che bel calore, che bella luce, sono suoni mostruosi, sono degni di un film dell'horror. Porca è la roba amplificata che non può venire da quella stanza, è veramente un qualcosa al di fuori di quello che ci possiamo immaginare, neanche la migliore delle sale cinematografiche con gli effetti surround, è veramente qualcosa che ti vibra dentro, che fa... paura. Eccola, è arrivato. E chi è? Chi è? Intanto chi vi dicono chi è, qual è il nome tecnico, allora, se ce n'è uno. Questo rito che viene chiamato rito di Cons, nel momento del chiamarlo tutti insieme, quindi l'operazione di questo rito ha un inizio, ha una preghiera che si ripete, ha un... no, non è una cosa che dura 5 minuti, 20 minuti, 25, ad un certo punto si evoca questo consindar, sempre con più impeto, sempre, e si spegne la luce. Guarda caso, per 7 volte, nella stanza dove io ho avuto fortuna o sfortuna di essere, come dire, scelto per questo gruppo che avrebbe svolto il rito di Cons, e avendolo fatto consapevolmente, quindi ho osservato il digiuno, ho osservato, quindi niente bere a colpo.
Se, poi devo dire la verità, questa cosa è molto simile in altre religioni. Se guardi il Ramadan, anche quei poverini lì non mangiano e bevono per giorni. Le analogie, potrei parlare veramente gli orari e come entrare in messa in chiesa, cioè si entra in messa alle 12, così il nostro rito quotidiano, o alle 9, ci sono degli orari dove tutti i fratelli di varie discipline, di varie scuole, di vari credi, devono fare queste preghiere. Certo che a te cattolico non lo dicono, però tu la mattina vai, la domenica, mezzogiorno, devi andare in messa e dire no, 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 no. E così io riconosco una certa analogia del signore che si piega sul tappeto orientato verso blu e si incomincia a pregare, quell'altro, io con il libricino, il mio cordone rosso, che faccio questo segno della croce. Quindi avevate anche un dress code, tra virgolette. Questo cordone rosso che ti viene consegnato da novizio, quindi appena diventi un fratello a tutti gli effetti, hai una tua cifra magica che è una chiave d'accesso, è un tuo, solo tuo e personale. Viene di solito inserita in una classica stella ebraica, i due triangoli. Ti viene consegnata una pergamena, busta chiusa dal maestro. Tu la apri, lì dentro c'è il tuo nome, Ok. cambiato, Gianfranco Cambiato, Nerone, nel quindi ti senso, danno un nome. io sono Gianfranco Nerone. C'è una cifra che non è un numero, è un simbolo, Sì. è il tuo nome È il tuo nuovo modificato, nome, il ed è tuo un nome, nome, che non però è userai. appartenente a quale lingua? È ebraico. Il tuo nome è tipo Yatel, quindi diventi riconoscibile dal tuo vero nome e cognome di battesimo. Una cifra magica, che loro ti dicono che sia una chiave da cifra, è attribuita a te. È questo nome che è attribuito a te. Abbiamo già tre elementi con il quale individuare un essere umano che fino a quel momento, prima di quel momento, era solo Non aveva un fratello. un suo ruolo. Esatto. E questo cordone rosso come va indossato? Questo cordone rosso che potrebbe sembrare, a me per primo è sembrato ridicolo, perché non si tratta altro di un cordone rosso, l'importante è il colore, non il materiale. Quindi se qualcuno si ricorda, quei cordoni per legare le tende in teatro, presente quella trama, perfetto, il cordone è di una trama molto accettabile. Simile a quello dei frati, quindi. Simile a quello dei frati, il materiale, ripeto, proprio quello dei cordoni delle tende, di uno spessore accettabile, ha due nodi ai capi, due nodi e tre nodi, del quale si dice che siano i tre nodi. I tre nodi sono i tre mondi. Questo cordone quindi si incomincia un po'. Si viene raccomandati, ma raccomandati, di non fare mai, mai, nessun rito, mai, senza aver indossato questo cordone dall'aspetto ridicolo, ma che importanza deve avere? Quindi mai nessuno ho sentito dire, non ti fare sentire dal vicino mentre reciti queste cose. No, non ti vergognare di andare in bagno e qualcuno può rigliare dal bagno a fianco se sei a lavoro e stai facendo il rito. No, non farlo mai senza cordone, mai. È pericolosissimo. E allora lì cominci a chiederti, ma io con chi ho a che fare veramente? Con del bene o con del male? Oppure le chiavi che sto usando possono dare accesso a qualcuno di buono e qualcuno di non buono? Perché questo cordone da tre nodi è così raccomandato Oppure la di. stessa persona può essere buona o cattiva a seconda di chi si trova davanti e se non hai il cordone non hai il segno di riconoscimento di persona a cui lui deve del bene, insomma. E Anche quindi. perché, io ripeto, le manifestazioni Ma porca miseria. tastate, vissute, sono sempre state potenti e presenti. Quindi, ripeto, ho avuto persone che ho avvicinato per motivi di salute, per motivi di anche futili a volte, perché si può arrivare con la confidenza o crescendo anche ad avere
non voglio legarmi alla massoneria, però il buon pensiero, maestro, io domani ho un esame importante. Chi ci penso, io vedrai che avrà tutto pronto. Cioè, è una cosa più di bene, la salute. Io ho sempre avuto impressione, da un certo punto in poi, che questi signori potessero fare molto di più. Ma che fosse una scelta di limitarlo alla sfera della salute. Assolutamente, perché in disperazione, in realtà, in confidenza, o magari davanti alla previsione di un ottimo posto di lavoro, di un colloquio, non ti preoccupare, ci penso io. Anche tu, ti consegno questo rito, fallo prima di andare a parlare con quella persona. Vedrai che ti aiuterà. Un genio alzada, con un simbolo, un triangolino, tre zampette, tre palline. Fallo, mi raccomando, col prossimo. Mettiti il cordone, eh. Questi signori hanno veramente salmi e riti un po' per tutto. È normale che non sono di larga manica. Il premio proprio di essere un buon fratello, di aver portato tanti ammalati significa di aver portato tanti bisognosi, del quale poi hanno usufruito della catena, che ha trasmesso, che passa, rimette in circolo l'energia che va a caricare questo enorme serbatoio che solo tu con la tua chiave riesci ad attingere, anche tu da solo. Abbiamo l'esempio di un pronto soccorso, sono nel deserto, sono da solo, sono in mezzo a mare, ho bisogno di aiuto. Ho questa piccola forma di pronto soccorso che con la mia cifra diventa una piccola chiave in questo serbatoio e mi arriva l'aiuto da usare solo come pronto soccorso. Come te ne spieghi? Come elettromagnetismo? Perché ho letto di alcuni rituali, come per esempio ho anche assistito, che mi hai fatto vedere tu, al taglio del tempo. Poi studiando effettivamente si ricollega a delle scoperte scientifiche che non sono state divulgate appositamente, come quelle di Ighina, che attraverso delle polveri caricate di elettroni positivi o negativi era capace di fare la stessa cosa. Probabilmente ci può essere una spiegazione. Sì, però fatto sta che tutto questo, come diceva Gustavo Adolfo Roll, che in realtà si trattava soltanto della scienza, anche Giuliano Kremer diceva la magia è la scienza, è come se noi un giorno forse potremmo spiegare, è come se qualcuno avesse lasciato una scorciatoia per arrivare a modificare niente di diverso. Alla fine, anni fa, nessuno avrebbe pensato che potessimo comunicare con il cellulare o per via radio, e comunque è una forma invisibile di comunicazione, è una magia, perché non utilizzi fili, non c'è motivo che ciò accada. E ci sono personaggi come Eamon Hasbro, che ha provato, scientificamente ha pubblicato lo studio al SETI, del fatto che entità aliene tutti i giorni visitano la Terra e che si possono rintracciare sapendo il giorno e l'ora, lui può calcolare matematicamente. Lui dice che queste persone, è studiato, che comunicano telepaticamente, e ormai la scienza ha provato che possiamo comunicare telepaticamente, quindi può essere che quello che dicesse Giuliano Kremer fosse questo in fondo, cioè che in realtà tutti noi siamo come delle ricce trasmittenti che sono capaci di... Infatti uno delle sue forse titoli preferiti è La scienza dei magi, sì, che non è a caso, questo conferma quello che stai esprimendo in questo momento, assolutamente sì. L'unica cosa è che lì l'innesco di questo fenomeno è una preghiera, è un salmo, è una cifra. Perché all'inizio era il verbo, come diceva Hermet Trismegisto, che poi in fondo sappiamo essere l'altro nome di Thoth, che era la religione egizia, il sacerdote, il custode, il figlio di Ptah, che era il primo sviluppatore, lo stesso personaggio dell'Enki Sumero, che è stato evidenziato da vari studiosi di lingue antiche trattarsi non di un essere inventato, immaginario, ma di una persona veramente esistente, non appartenente a questa specie umana, ma alla specie che ha creato l'umanità. Quindi si trattava di personaggi, di persone
molto più avanzate di noi a livello tecnologico, che è poi quello che, insomma, avviene, quello che Eamon Hasbro ha trovato. Può essere che voi comunichiate con gli alieni? Io ho avuto idea di sì, perché quello che ho sentito non è un bello. E non è uno, e non è una sensazione positiva. La si vive con molta angoscia, ma con molta angoscia. Io adesso, in questo momento che ti sto dicendo, molta angoscia, mi si è accaponuta a me, quindi no. Considerando che poi chiunque di noi si è avvicinato allo spiritismo, si è avvicinato a tante cose parallele, vicine o lontane, ma che non hanno niente a che vedere con questa potenza. Quindi non state parlando con un morto. Quello poco di morto ha. Per prendere un corpo, ci si tiene tutto per mano, sentire le mani che vanno. Non è qualcuno che ti sta strattonando, gambe serate, sollevate completamente, non si sta parlando di un morto, non Eppure si sta parlando di un Eppure ci sono persone che pensano, cioè che dicono di aver assistito anche durante delle sedute spiritiche a delle manifestazioni molto forti come queste. Allora chi è che viene veramente a parlare durante le sedute spiritiche? Può essere che anche lì sia qualcuno che si prende in giro, ma che non è lo spirito del morto. Sono infatti sempre stati dei burloni, volendo. Sono dei burloni, infatti questo potrebbe spiegare il fatto che sappiano solo quello che sai tu, ma quello che tu non lo sai non lo sanno. Sì. E che non ti possano predire il futuro. È un gran gioco quello lì, non è niente di più. Ti posso raccontare una mia esperienza, magari mi puoi spiegare qualcosa di più. Perché qui ho l'impressione che si incomincino a intrecciare gli ambiti che noi abbiamo sempre trattato come cose completamente separate, come lo spiritismo, come gli alieni, come la religione, che in realtà non siano poi così, e la scienza, che non siano cose poi così tanto separate. Allora a me è capitato di avere a che fare con una persona che usava la scrittura automatica. Io non ho mai creduto a queste cose, anche se ho sempre avuto esperienze anche in famiglia, comunque erano già morte quando sono nata io, comunque mia madre mi raccontava che comunque mia zia era capace di alzare i tavoli col pensiero, di fare cose, era una strega, una maga, comunque appartenente alla magia tradizionale che molte nonne possono conoscere, che al sud sono, è ancora più viva come realtà. E insomma ho avuto a che fare su raccomandazione, e ho voluto provare anch'io con questa persona che diceva di avere avuto un momento in cui ha iniziato a canalizzare quest'altra entità. Mentre lei scrive, questa entità si serve del suo corpo per dirti, ed è capace di dirti qualsiasi cosa di te, deve solo sapere il tuo nome e mi sembra la tua data di nascita, non mi ricordo bene. Fatto sta che io sono andata 2 volte e sono rimasta sbalordita, perché io gli ho dato il mio nome, la mia data di nascita, e lei mi ha detto tutto, mi ha detto mia sorella, mio fratello, mio padre, mia madre, le mie storie, le cose che mi erano capitate, mi ha detto cose che neanch'io sapevo di me stessa, cose che non poteva sapere, mi ha raccontato di mie emorragie di sangue che avevo avuto a 17 anni, me le ha ricollegate. Ho detto, porca miseria, come fa a saperlo? Sapeva tutto. Quando è stato il momento di dirmi cosa sarebbe successo, ha sbagliato. E mi hanno detto tutti che capitava la stessa cosa. Allora questa persona diceva di chiamarsi Nagelia, e diceva di essere una persona che aveva vissuto varie vite e che non si rincarnava più, cioè che ormai era in questa, aveva passato la fase corporea e che quindi adesso era capace, vedeva tutto il passato ed era capace di comunicare con le persone tramite i corpi altrui. E poi io ho letto di
di molte persone che in ipnosi regressiva hanno canalizzato entità simili che però dicevano, dichiaravano di essere degli alieni che anche loro non si incarnavano più, ma che si erano incarnati nel tempo, ed è una cosa che è successa tantissimo. E leggevo stavo ascoltando dei rabbini parlare del fatto che nella Bibbia si dicano queste cose. Si parli di tantissimi esseri oltre all'uomo che vivono nell'universo, tantissimi alieni. E si spiega che molti di questi non sono corporei, ma possono diventarlo. Potrebbe ricollegarsi in un qualche modo. Con gli anni io penso che sia veramente la mia spiegazione a tutto quello che ho vissuto. Quindi gli esseri interdimensionali che passano attraverso questi tre mondi, perché anche la questione dei tre nodi. Tutte le religioni ce l'hanno questa cosa qua. E quindi, insomma, ci deve essere un motivo. Quello che alla fine poi si ricollega questa mia esperienza lucidamente posso dire che riscontro le stesse tematiche che vengono indottrinate in modo diverso, ma con delle analogie in parecchie, tra virgolette, religioni, tra pratiche, direi più pratiche. Quindi ci si ricollega sicuramente allo stesso, io incomincio a pensare. Ed è un dubbio che mi era venuto poi da ragazzino, poi ho lasciato perdere un po' per ovvi motivi di famiglia, di studio, di lavoro, non riesci più a dedicarti al 100% a ciò che magari vorresti. Però questo genere di guarigione che io ho vissuto in questa scuola la posso paragonare tranquillamente a quello che il cattolico grida miracolo, perché ne abbiamo avuti tanti. Tanti tanti documentati, io ho conosciuto gente con delle diagnosi Quindi non spaventose. è una questione di effetto placebo o di fede. Lì c'è un qualche scambio, ci deve essere un motivo di scambio. Arriva e qualcosa viene dato, sicuramente. Arriva, non sempre, non in grossa quantità, ogni tanto arriva. Guarda caso arriva a Lourdes. Ma arriva anche nell'Accademia di Miriam. Arriva il tumore che non c'è più. Visti, 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 ognuno. Visti! Cartelle, visti. Ma ne ho visti anche rimanere di tumori. Fare una buona morte, poco sofferente. Questo l'ho visto in tutti i casi. In tutti i casi non ho mai visto la morte di un fratello sofferente. Mai. Anche con brutti mali. Se ne vanno bene. C'è un patto. C'è un qualcosa che sono più mie considerazioni che verità, quindi ripeto, se mi guardo attorno le analogie ci sono e sono quasi identiche, quello lo chiama miracolo, questo mi dice che invece siccome io sono stato in catena e un bravo fratello, arriva l'aiuto, faccio questo disegno, quelli bruciano l'incenso e fanno il segno della croce tutti uguali, anche noi bruciamo della roba e facciamo il segno della croce, a seconda dei periodi tutti uguali. Guarda caso, leggo questa cosa, anche loro leggono quella cosa. Ce ne sono troppe di cose che ricollegano. A quale entità ci rivolgiamo? Io ho la mia idea, non deve essere sicuramente la nostra, ma non è niente di puro. È come se, perché alla fine possiamo pensare che se volessero fare del male, è tra questo che fa la magia nera, perché in fondo sono gli stessi rituali che vengono utilizzati anche dalla chiesa di Satana, fondata da Aleister Crowley. Anche loro utilizzavano il rituale egizio. Quindi significa che non è il rituale, è perché cosa lo usi. Assolutamente sì, anche i massoni usano un rito egizio Esatto. e lo usano per il E lo potere, usano per il potere. per la potenza economica, per il controllo. Io ne ho conosciuti molti di massoni. Ho avuto a mia
insaputa come migliore amico a Bari il maestro dell'Accademia della Massoneria di Bari, ma non l'avevo mai saputo, l'ho imparato molti anni dopo, era mio fratello miriamico, anzi, fratello poi di uno dei maestri. E potevi essere sia miriamico che massone? No, infatti lui lasciò la massoneria per la Miriam, perché ma è stato avuto un maestro. E cosa ti ha raccontato? Se ti ha raccontato qualcosa della massoneria? No, io per caso andando nel suo studio un giorno, sono rimasto tanto tempo, ma c'era un grado di confidenza altissimo, lui non c'era, sono rimasto nello studio, ho aperto la seconda porta e ho visto il classico altare col pavimento nero stacchio. Ho detto, porca puttana, acceso le luci, cielo stellato. E che cazzo è sta roba? Quando è tornato questo mio carissimo, grandissimo avvocato, amico, scusami Gianfranco, perché sì, si chiamava Gianfranco anche lui? Sì. E che ti ha detto? Mi ha confessato. Naturalmente con il suo collega, quando ha incontrato il suo collega, avvocato, Ciro, con inganno ho fatto, Ciro, ho visto la sede della massoneria. Ah vabbè, Gianfranco è il maestro, grazie che l'hai vista, è nello stesso studio. E lì ho collegato le due cose, guarda caso, lui maestro, la sorella maestro. Maestra. Perché lei, la sorella è la maestra della Miriam. Tra l'altro io con questo maestro chiusi in malo modo. Quindi mi viene anche da dire, siccome quello che orbitava attorno a questa donna fosse di aver rubato e quindi non aver meritato le chiavi dal maestro precursore, perché lei era una delle sue pupille che gli girava attorno, quindi in momento di morte si è appropriata di tutto. Ma la cosa strana è, come mai due fratelli, come mai? E mi viene da dire che le chiavi sono le stesse, uno è andato in massoneria, una è andata nella mira. Io ripeto, mi viene da dire che stiamo parlando sempre della stessa famiglia. E sempre di una famiglia che ha le redini. Quindi chissà quella famiglia che tradizione e che discendenze vanta, perché è impossibile che arrivi lì su senza avere una discendenza particolare. Bari evidentemente. Soprattutto perché si tratta comunque di nozioni cabalistiche ebraiche, quindi chi lo sa se dietro. In quegli anni lì Bari era un fervido cortile pieno di personaggi ormai rinomati. Il maestro precedente era un farmacista molto noto, parliamo dei farmacisti degli anni 60, insomma farmacisti quelli, personaggi di spicco. Avevamo dei grossi personaggi all'epoca, quindi adesso chiamateli iniziati, chiamateli maestri, chiamateli come volete. Comunque sta gente aveva modo, possibilità e dimostrava con le loro strumenti. Per loro era molto semplice avere dei nuovi adepti perché erano palesi. Non si parla del guaritore, del pranoterapeuta, ma si parla di cose ben più importanti. Certo che abbiamo visto delle sciocchezze. Mi è passata l'otite. Ho capito. Non stiamo parlando di quello. Sto parlando di cose veramente, veramente, veramente paresi, paralisi, tumori. Serie, cose serie. E comunque non ho mai visto negli miei anni di permanenza nessuno degli ammalati, che dei fratelli, compreso mio papà, come è andato lui? E mamma che c'ha qualche acciacco già. Giusto qualcosina, insomma. Nel senso, non ha un tumore, non ha roba. Di solito il miriamico se ne va bene. Senza grandi sofferenze. Ma questa cosa funziona solo per le malattie fisiche o anche per altri problemi, magari psicologici, magari... Perché mi hai detto che sei stato agganciato in un momento in cui non stavi bene. Sono stato agganciato in un momento in cui la mia famiglia non stava bene.
proveniva da una grande tragedia, cioè si era vissuta una grande tragedia in famiglia, la morte di un fratello, di mio fratello, quindi il figlio di mia madre e mio padre. Mio padre sicuramente non ha preso bene questa cosa, come forse il 50% dei genitori, invece di stringersi alla famiglia, ha attraversato un periodo forse depressivo, riversandosi nell'alcol, ma non nell'alcol nel bere semplice, ma in un alcolismo profondo durato degli anni lui. Quindi lui non aveva una malattia, aveva un problema psicologico e anche su quelle cose funziona. Assolutamente sì. Mio papà è ritornato ad essere il padre che noi conoscevamo prima della morte di nostro fratello. Se devo parlare del prima e del dopo, ho visto mio papà ritornare immediatamente, dopo anni di perseveranza, 365 giorni all'anno, compresi i bisestili, non lo so, però ripeto, ho visto 6 anni sparire in un mese di dove la Miriam si è occupata di lui. E non so se hai sentito, ormai la scienza ha provato, soprattutto nella persona di questo dottore di Roma che lavora al campus biomedico, che si chiama Vincenzo Di Lazzaro, è una persona che riesce a curare le malattie come l'Alzheimer, ma non soltanto, attraverso l'uso dell'elettricità. Impiantando degli elettrodi sottocutanei, riesce, lui dice parole sue, ad hackerare il cervello andando a riprogrammare, perché secondo lui, cioè secondo quello che lui è riuscito a provare e che funziona, tutti questi problemi, sia l'Alzheimer quanto l'alcolismo e quanto la depressione, si possono tutti ricondurre alla stessa matrice che si chiama oscillopatia, che in realtà non sarebbe che un'anomalia nella comunicazione delle sinapsi, negli impulsi cerebrali. Quindi probabilmente, anzi sicuramente, quello che tuo padre ha avuto era un'oscillopatia, era una vera e propria patologia. E quindi in questo modo la Miriam è riuscita a curarla, perché effettivamente si trattano di vere e proprie malattie, le dipendenze da droga, da alcol, come la depressione, come l'Alzheimer e come il Parkinson, la malattia di Parkinson, non il mondo, la malattia, sono tutte oscillopatie. E quindi è come se in un altro modo la scienza oggi riuscisse a spiegare quello che questi antichi insegnamenti già ci dicevano, che in fondo non siamo che governati da impulsi elettrici che attraverso determinate chiavi, sia fisiche che anche no, possiamo andare a risettarlo come se fossimo dei veri e propri computer. Queste sono le parole del medico, medico che è ebreo, quindi c'è sempre in Siamo sempre fondo lì, siamo sempre lì. un elemento di casualità che casualità non può essere, insomma. Beh, io la ringrazio davvero tanto per aver condiviso con noi. Grazie Se mi verranno in mente altre domande in giro per la città di Sibenico, te a te. le farò. Approfondiremo volentieri.